Io oggi non so se mette sfogo nel titolo, non so se me lo del culo, regà, non so veramente niente. Certo è che quando arriva la penultima giornata a Reggio Emilia dove vince sperare che gli altri perdano. Allora, io l'ho detto, lo dico da 6 mesi, la Champions League non la meriti. Questa è una stagione che, ok, accetto se parti male, piano piano poi prendi sempre più piede, entri nel vivo e vai in Champions, ok? Non hai mai preso piede, sei rimasto tutta la stagione. Come avevi iniziato? Male. Che cazzo? Ma perché? Ma perché? Ma perché? E ci sono cose, ragazzi, che io non capisco. Tipo quel coso di Sheeran, tra l'altro. Ci sono cose che io non capisco, ragazzi. Oggi dovevi vincere. Oggi, tra l'altro, complimenti a Di Francesco, che hanno dovuto cacciare per capire che doveva giocare Mirante in porta. Mirante, un poveraccio Mirante, che si è fatto 29 partite dietro a un citofono di merda. Lo hanno messo, gli hanno fatto fare 10 partite, ha fatto 6 clean sheet. 6 clean sheet. E pensate, 29 di Olsen ne ha fatti 4. 4, 4, prendeva go pure quando giocava col fio e gli tirava i rigori, raga. Cioè, pazzesco, pazzesco, abbiamo dovuto aspettare. Io non voglio sapere se avessimo già tutto l'anno Mirante, ora dove saremmo, magari ugualmente qui, ma questa è la differenza tra averci un portiere e averci un citofono. Al di là di questo voglio fare complimenti a Juan Jesus, migliore in campo, ragazzi, tra l'altro sta cascando tutto qua. Juan Jesus, migliore in campo, non ha sbagliato niente, dietro perfetto, perfetto in disimpegno, perfetto in ripartenza, perfetto con i piedi. Juan Jesus, ragazzi, ha fatto una partita della Madonna e gli va dato di merito. Bene anche Fazio, che comunque viene da partita, non so che era successo a Fazio, c'ha cioè, Sciabarabba illuminata, prendeva, partiva, provava a tirare, c'è andato 2 volte vicino al gol, uno l'ha fatto, gliel'hanno annullato giustamente perché Dzeko era in fuorigioco. Regà, io comunque non capirò mai come fa arrivare la penultima partita e capire che Mirante gioca da 10 partite dove fa tutto il campionato titolare. Un'altra cosa devo dire, un'altra cosa, El Shaarawy non gli si può dire quasi nulla, perché se siamo qui a lottare ancora per almeno l'Europa League è merito suo, visto che ha fatto una cosa come 12 gol. Anche se lo siamo elogiati tanto, Re Capitania ne ha fatti 16, con tutto l'amore del mondo. Però, insomma, il nostro bomber, il Shaarawy, va bene. Ma io dico no. Ma allora, io non so. Allora, quando hanno distribuito la coordinazione, probabilmente tu stavi primo in fila e l'hai presa, perché comunque l'hai presa, su questo non si può di niente. Però quando hanno distribuito l'intelligenza tattica, probabilmente tu stavi in diarrea, perché santo Dio, ma a porta vuota, ma papà, sforbiciata! Regà, palla a porta vuota ed El Shaarawy fa la sforbiciata, ho sputato anche la mamma di El Shaarawy. Poi dici no? Cioè poi dici, ma io dico, ma buttala dentro, ma più una botta di collo. E questo che io vi voglio ricordare, che 2 anni fa, Roma-Genoa, ultima partita di Totti, noi dovevamo vincere per forza, arriva sto pallone a rimorchio, tra l'altro era lì pronto Totti a tirarlo, quindi saliste di Totti, vedete che ti dico ferma, dell'ultima Totti, arriva De Rossi, questo ragazzi è un giocatore, questo è un giocatore, arriva De Rossi che c'ha la carica in corpo, che quel pallone è il passaggio di testimone che aspetta da una vita, prende sto pallone, decolla, una botta piena, butta dentro tutto quello che c'è. Butta dentro tutto quello che c'hai e 2 minuti dopo Perotti segna, 2 minuti, vabbè, insomma, alla fine della partita Perotti segna e vinciamo, ok? Lì se vedete, tra l'altro spiegatemi perché De Rossi non ha giocato nemmeno 1 minuto, ok? L'ultima partita con il Parma, ma davvero oggi De Rossi può da giocare? Che era lì in panchina, fra me si mangiava le unghie, ma fatelo giocare sto poraccio, ma fatelo giocare, comunque dovevamo svegliarsi prima. Tra l'altro gli ultimi minuti a testa bassa attaccavamo, bello, se la Roma fosse, de questa partita fosse stata quella degli ultimi 10 minuti avremmo vinto 5-0, e il problema è che non è stato così, ci svegliamo sempre tardi. E poi raga, una cosa in vista del calciomercato, poi chiudiamo e tanto domani ci vediamo col video del giorno dopo. Allora, Dzeko basta in generale, cioè fa un gran lavoro, ok? Fa un gran lavoro, belle sponde, quello che vi pare a voi. Però ci serve uno che la butta dentro, perché a Roma non segna nessuno, manco con le mani, manco con le mani. A me mi serve quell'attaccante che mi pia il pallone e che me la butta dentro. Proprio così, arriva il pallone, fa 2 tocchi, 1-2, che è il primo, non stop, il secondo, che arriva mezzo secondo dopo il primo, è la botta di punta, di collo, di piatto, di quello che vi pare a voi, che la butta dentro, ok? E io spero che qualora dovessi venire Gasperini, che a me mi sta qua, io non lo sopporto, mi sta più antipatico di Tonio Cartonio, qua quando lo vedi a 20 anni, ok? Gasperini, dove dovesse arrivare, io spero che venga, che se porti Duvan Zapata, io andrò a Fiumicino a prendere Gasperini, e se non c'è vicino a lui uno dei colori alto 2 metri per 8, perché quello è 8, cioè se lo metti per così de spalle è più grosso, io dico che sei venuto a fa?
Io voglio Duvan Zapata. Tra l'altro, vedere in panchina Schick mi fa capire quanto tutto il mercato che abbiamo fatto negli ultimi 2, 3, 4 anni è stato una merda. 40 milioni spesi per un giocatore che sta a fa panchina. Raga, quello che fa Schick, cioè incazzo, lo poteva tranquillamente Piniglia. Piniglia, 30, 40 anni, cioè 41, me lo metti là in panchina, ogni tanto gli fa quei 2 minuti. Cioè, magari già tanto mi segnava, ogni tanto rovesciata, gli partiva la sciabba rabba. Cioè, se a me mi prende Antenucci e mi dà via Schick, qual è la differenza? Probabilmente che Antenucci fa più gol. Cioè, quello è il discorso. 40 milioni, ragazzi, ma che problema c'ha Schick? Ma che io oggi io non ci credevo più alla Champions da un bel po', però oggi c'è la dimostrazione del fatto che se tu devi vincere tutto da qui alla fine non puoi pareggiare ogni volta che giochi fuori casa, non puoi pareggiare a Genova, non puoi pareggiare a Reggio Emilia, non puoi perdere questi punti così, in modo stupido. Che poi ci stava non vincere con la Juve se proprio vuoi, ma le altre le devi vincere tutte, le devi vincere tutte. Hai vinto con la Juventus, hai perso 2 punti a Genova e 2 punti a Reggio Emilia, che è servito a un cazzo. Da un uomo che da un tifoso che quest'anno ha fatto la Champions è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me. L'anno prossimo, se ci dice bene, andremo a fare quelle partite lì contro il Nord Zealand, contro il Copenaghen, lo Scopenaghen. Contro il Malmö, se ci dice bene, perché poi domani il Torino gioca a Empoli, tutto incazzato. Comunque, regà, niente, io ho perso 16 kg in un mese e mezzo, ma è perché sono da Roma, non è perché, non è per nient'altro. Cioè, uno dice, no. Ciao, regà, ma la gioia, catroia.